Grazie Presidente. Allora, in questi giorni si è parlato molto dell'articolo 28 del regolamento, dicendo che era già previsto questo e quindi è colpa anche della sinistra piuttosto che della destra, eccetera. Allora, vorrei fare riferimento al fatto che l'articolo 28 parla di comportamenti. Io oggi vorrei interrogare sulla condizione, perché qui abbiamo dei comportamenti che possono essere, come dire, assunti da molte persone. Si parla di bivacco non autorizzato, si parla ovviamente di accampamento, si parla di tutta una serie di questioni, mentre qua oggi vi interrogo, e mi fa piacere che siate in due a rispondere, sulla condizione delle persone che sono state multate. Noi abbiamo delle persone senza dimora, che a detta delle associazioni sono sempre più gravi e sono sempre più in situazioni difficili, quindi abbiamo una maggiore problematicità. Cioè, come i problemi delle persone si stanno aggravando, anche le persone che sono sulla strada hanno problemi molto più complessi. E poi ci viene segnalato il fatto che con questa multare si provoca uno spostamento delle persone, che comunque una volta multate non è che gli si risolve il problema esistenziale, che tendono ad andare nelle periferie o, per meglio dire, nei municipi che riguardano più non il centro ma municipi come per esempio la Bassa Bisagno, ne ha evidenziati molti, come il Medio Ponente, ma altri municipi non centrali rispetto a Genova. Queste persone si spostano e si spostano oggi come oggi, ci segnalano anche in qualche modo più portate a nascondersi, proprio perché esiste questo maggiore comportamento di persecutorio rispetto alla loro condizione. Ci è stato detto dal Comune che sono aumentati i posti letto. I posti letto sono tutti pieni, però quello che dobbiamo dire è che il Comune ha aumentato una parte non così grande e considerevole dei posti letto, mentre molti sono stati aumentati da associazioni private a completo il loro carico, come Sant'Egidio, ricordiamo l'apertura del dormitorio di Bolzaneto, eccetera. Ma il tema è proprio che non solo basta dare letto alle persone, ma bisogna avere una strategia, perché questo tipo di atteggiamento comporta sicuramente l'idea che si affronta un problema, ma di fatto lo si sposta, lo abbiamo detto molte volte. Quindi l'opportunità di fare questo, cioè sono qui a interrogarvi dell'opportunità e soprattutto, non ultimo ma sicuramente importante, il fatto di come voi pensiate che queste persone possano pagare, e quindi non solo l'opportunità ma realisticamente il senso del provvedimento, sapendo che inoltre tutte le procedure legate al fatto che quando uno non riesce a riscuotere deve andare avanti con delle procedure infinite, sapendo che tutto questo va nelle tasche dei cittadini genovesi, perché comunque le procedure per poter ottenere il pagamento della multa richiedono una serie di lavoro che viene pagato. Quindi i cittadini genovesi non solo non avranno risolto quello che magari per alcuni è un problema di decoro, ma avranno sulle loro tasche il peso di queste operazioni, a mio avviso, senza un gran senso. Grazie.